Nei primi 14 giorni del mese di novembre sono stati oltre 600 i terremoti localizzati dalla rete sismica nazionale dell'INGV, quindi una media di 45 terremoti al giorno. Di questi solo 6 sono stati terremoti di magnitudo maggiore di 3. Il terremoto di magnitudo maggiore è stato localizzato nella provincia di Bari il 9 novembre, di magnitudo 3.5. Questo evento è avvenuto fra le province di Bari e Matera, precisamente ad Altamura, ed è stato risentito in gran parte della Puglia e della Basilicata, anche perché l'epicentro era molto profondo, oltre 30 km di profondità. Un altro evento importante è stato un 3.4 registrato il 7 novembre nella provincia di Rieti. Anche questo evento è stato abbastanza risentito, soprattutto nella valle del Tevere e nelle zone a nord della città di Roma. Altri due eventi di magnitudo maggiore di 3 sono stati registrati il 6 novembre, in questo caso nella provincia di Avellino, di magnitudo 3.0 e 3.1 a una piccola distanza fra loro, appena 15 secondi, e anche questi sono stati risentiti in tutta la Vallufita. La sequenza sismica in Italia centrale in questo periodo non ha registrato terremoti di magnitudo maggiore di 3. Sono stati tanti gli eventi, ma di bassa magnitudo. Un solo evento nei pressi appunto dell'area della sequenza è stato localizzato il 1 novembre in provincia di Perugia con magnitudo 3.1 nei pressi di Spoleto. Benvenuti nel laboratorio di paleomagnetismo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un'infrastruttura di ricerca di riferimento in questo settore delle scienze della Terra, sia a livello nazionale che internazionale e particolarmente europeo. Siamo attualmente in una stanza protetta, schermata dal campo magnetico terrestre, qui una bussola non riuscirebbe a funzionare, a indicare il nord. E qui potete vedere due apparecchiature, due magnetometri ad altissima precisione che funzionano utilizzando elio liquido in prossimità dello zero termico assoluto. Grazie a questi strumenti riusciamo a misurare le proprietà magnetiche di campionamenti come questo, misurati su 1,5 m centimetro per centimetro, o di campioni di roccia singoli presi da affioramenti rocciosi. Il paleomagnetismo è stato fondamentale a partire dagli anni 50 per comprovare la teoria della tettonica delle placche e ha fornito dei contributi essenziali, per esempio grazie alla scoperta delle inversioni del campo magnetico terrestre e alla possibilità di ricostruire la cosiddetta deriva dei continenti, quindi la posizione dei continenti nel passare del tempo delle ere geologiche. Concluderei dicendo che il paleomagnetismo adesso offre tantissimi settori disciplinari anche estremamente attuali, quali la possibilità di misurare il comportamento magnetico di licheni e di foglie in studi che hanno a che fare con l'inquinamento atmosferico.